Bentornati al quarto appuntamento con TG Socialmente, il programma che vuole approfondire tematiche sociali e dare spazio alle numerose associazioni di volontariato presenti in Trentino. In questa puntata siamo voluti tornare a Casa Sebastiano, ma siamo andati anche a visitare il Museo Diocesano e a fare un tuffo in piscina. Allora, pochi secondi di pubblicità e noi ci rivediamo qui, subito dopo la sigla. Passa il tempo, le stagioni, passano gli anni, ma il tuo parapetto a Lurei durerà per sempre. Alurei fornisce ed installa parapetti in alluminio con verniciature, effetto legno, tintaral o finiture speciali con garanzia decennale. La miglior tecnologia con una consulenza senza eguali. Mettici alla prova www.alurei.it. Alurei, l'estetica del legno, la forza dell'alluminio. Partito sabato 19 marzo Nuoto Anch'io, un'iniziativa organizzata dai Lions Club Trento Clesio, indirizzata a un gruppo di 16 ragazzi diversamente abili della città e delle zone limitrofe. Sede degli incontri è la piscina del Centro Servizi Margherita Grazioli di Povo ed è finalizzata a fornire un servizio utile alle famiglie dei ragazzi diversamente abili senza gravarle dei relativi costi. Al primo incontro c'erano anche le telecamere di Telecuore Trentino. Sentiamo l'approfondimento di Daniele Leoni. Partita il 5 marzo, l'iniziativa Nuoto Anch'io, organizzata dai Lions Club Trento Clesio, che prevede un corso di attività motoria in acqua, formato da 16 ragazzi diversamente abili della città, suddivisi in gruppi da 4, ognuno con il proprio istruttore. Il corso prevede 10 incontri presso la piscina dei centri servizi Margherita Grazioli di Povo, con l'obiettivo e la speranza di poterlo rinnovarlo ogni anno e sensibilizzando la cittadinanza verso le tematiche della solidarietà, fornendo allo stesso tempo un servizio utile alle famiglie dei ragazzi diversamente abili. Siamo in compagnia del presidente del Lions Club Clesio, Giancarlo Arfiero, e del vicepresidente Dora Carotta. Volevamo sapere come è nata questa iniziativa. I Lions e anche il nostro club, il Clesio, raccoglie le esigenze del territorio di dove sono e quest'anno abbiamo deciso tutti i soci di non frammentare in piccoli progetti, in piccoli aiuti, ma di mettere tutte le nostre e la nostra energia in un unico progetto. Abbiamo raccolto il suggerimento di una fisioterapista che ci ha segnalato che i ragazzini con difficoltà motorie avrebbero tratto beneficio nel fare un'attività motoria in acqua calda. Da qui è nato tutto il progetto durerà per 10 sabati con 16 ragazzini che entreranno in acqua 4 alla volta, ognuno con il suo istruttore. Ci vuole raccontare come è stato il primo incontro? Ma il primo incontro è andato molto bene per essere il primo incontro, qualche inconveniente è normale, però c'era un grande entusiasmo da parte dei bambini e soprattutto anche da parte delle famiglie. Vediamo come va oggi, siamo all'inizio, quindi dobbiamo avere un po' di pazienza. Miglioreremo se abbiamo fatto qualche errore, qualche sbaglio e speriamo insomma di riuscire a portarlo a termine con successo. Io sarò presidente l'anno prossimo e sicuramente continuerò su questa linea. Ci piacerebbe molto poterne fare due corsi, uno in autunno, uno in primavera. Dipenderà da come riusciremo a raccogliere un po' di soldini, ecco, perché è un costo notevole. Vuol dire che come iniziativa è proprio quello che quasi è una cosa che aspettavo da tanto tempo e si è presentata l'occasione, è una cosa ottima secondo me, che fa molto bene ai bambini e sono contento di questa iniziativa. È strutturato bene comunque il corso, adesso siete soddisfatti? Sì, soddisfatti. Siamo soddisfattissimi. Anche i bambini sono contenti, infatti sì. Non vedono l'ora di tornare,
si sentono proprio a loro agio. Penso che sia una cosa veramente bella. Da Povot e Francesca in studio.